questa è la caciara che fanno le tribù africane per guadagnarsi il favore degli spiriti. What's caciara? Grazie Barilla. Bentornati sul canale. Bentornati. Oh, dopo tanto tempo. Non sono più a disagio, è 6 volte che la reggiamo. È vero, sì, ormai sì. Mi sono ripreso. Esatto. Eccomi qua. Teoricamente lo sketch è, siamo un po' fuori forma, non ci troviamo più davanti alla telecamera. Lui fa padel, io faccio spadel. Esatto. Cose così. Lascia sta, lascia sta. Abbiamo. Okay. Dovrebbe essere un po' più naturale per la terza prova che facciamo. Siamo dotti le palle, come al solito. Esatto. Detto ciò, comunque, chiudiamo. Vai. Esatto. Che cosa portiamo oggi? Siamo qui per un tutorial. Un tutorial di un gioco. Teoricamente dovevo dire fresco, appena uscito. Peccato che pandemia, problemi. Esatto. Problematiche, ritardi. Ormai il gioco è uscito da un mese e mezzo praticamente. E il gioco in questione, all'incirca, non ricordo bene la data, è. Bumuntu. Metti effetti speciali. Bumuntu, un gioco da 2-5 giocatori. Della durata di? 30 minuti circa, okay. 10 anni in su. Un bel family game. Che ci ha portato qui in Italia la Genos. La Genos. Beh, non andrei oltre e andrei subito a vedere. Andiamo subito a vedere come si gioca. Poi dopo ne parliamo. Ne parliamo dopo. Prendete la plancia giungla e mettetela al centro del tavolo. Prendete poi la plancia favore animale e piazzatela alla sinistra di quest'ultima. Dividete le tessere animale per tipo di animale. Scegliete poi 8 animali dei 10 con cui giocare. Nella prima partita vi consigliamo di scartare rinoceronte e fenicottero. Riponi poi le tessere animali inutilizzate nella scatola. Non ti serviranno per questa partita. Prendete poi le tessere animali che avete scelto e mescolatele insieme. Posizionate casualmente sulla plancia giungla una tessera per ogni casella. Prendi i segnalini favore animale corrispondenti a ciascuno degli 8 animali in gioco. Riponi i restanti nella scatola. Posizionali casualmente in gioco sulla plancia favore animale uno per casella. Ciascun giocatore sceglie una pedina capotribù, il gettone giocatore del colore corrispondente e uno schermo giocatore qualsiasi. Poni il gettone giocatore davanti al tuo schermo per indicare quale pedina ti appartiene. Posiziona i gettoni cibo al lato della plancia, raggiungibili da tutti i giocatori. Ora scegliete il giocatore iniziale casualmente, che comincerà la partita entrando nella giungla, ovvero posizionando il proprio capo tribù su una qualsiasi delle tessere animale lungo il bordo esterno della giungla, in questo caso la pedina blu. A turno poi tutti gli altri giocatori eseguiranno la stessa mossa in senso orario. Prima di proseguire è necessario fare qualche precisazione sul movimento dei capotribù. Il capotribù si può muovere in tutte le direzioni, questo significa che puoi muovere avanti, indietro, destra, sinistra o diagonale. Gli unici animali che hanno un movimento limitato sono la zebra e lo scimpanzé. Non puoi muovere il capotribù attraverso sopra una casella già occupata da un capotribù avversario, a meno che non utilizzi l'abilità del coccodrillo. Le caselle della giungla vuote, senza tessere sopra, sono considerate in gioco, quindi puoi muovere il tuo capotribù o quello di un avversario su di esse. Però, se cominci il tuo turno su una casella giungla vuota, puoi muoverti solo di una casella a meno che di usare un gettone cibo. Quando usi l'abilità di un animale, devi poter completare il movimento per poter raccogliere la sua tessera. Se non puoi muovere nel modo che ti indica l'animale, non puoi raccogliere la sua tessera. Nel raro caso in cui, durante il tuo turno, tu non possa muoverti, perdi il turno. L'ordine di turno si svolge come segue. Se possiedi dei gettoni cibo dietro al tuo schermo, puoi usarne quanti ne desideri, scartandoli per muovere il tuo capo tribù del numero corrispondente di caselle nella giungla. Proseguendo, dovrete scegliere una tra due possibili azioni. Muovere il tuo capo tribù di una casella in qualsiasi direzione. Una volta mosso, il tuo turno passa al giocatore successivo. 2. Se ti trovi su una tessera animale, puoi muovere seguendo l'abilità di quest'ultimo. Accertati di poter completare il movimento indicato dall'animale prima di proseguire. Raccogli poi la tessera animale da cui sei partito, mettila dietro il tuo schermo al giocatore. Raccogliere una tessera vi darà la possibilità di effettuare l'azione bonus di quest'ultima. Ci sono due tipi di tessere, la tessera cibo e la tessera avanzamento. Se andrete a raccogliere una tessera cibo, prendete un segnalino cibo e mettetelo dietro il vostro schermo. Se andrete a raccogliere una tessera avanzamento, avrete la possibilità di influenzare la plancia a favore animale.
scambiando due qualsiasi segnalini favore adiacenti su di essa. Attenti alla vostra strategia, poiché la plancia favore animale fa ottenere punti a tutti i giocatori a fine partita. Questa è la tua occasione per decidere quanto favore fornirà ogni animale. Sulla plancia potrete trovare altri due tipi di tessere, gli Enkisi e gli Owa. Queste tessere non danno alcun bonus durante il turno, ma verranno invece utilizzate per il punteggio al termine della partita. Appena tutte le 16 tessere avanzamento sono state raccolte, la partita termina. Il giocatore che ha raccolto l'ultima tessera effettua l'ultima modifica alla plancia a favore animale. A questo punto, tutti i giocatori andranno a calcolare il loro punteggio finale. Partendo dall'alto, ogni giocatore risolve i segnalini favore animale uno alla volta, in questo modo. Le caselle 2x e 1x forniranno a tutti rispettivamente due favori e un favore per ogni animale corrispondente posseduto. Per le caselle rimanenti, i favori verranno assegnati al giocatore con più tessere di quell'animale. Il giocatore con la maggioranza di tessere di un dato animale riceverà favori corrispondenti al numero più alto. Il giocatore con la seconda maggioranza di tessere di questo tipo riceverà favori equivalenti al numero più basso. Gli altri giocatori non otterranno favori. Una volta completato il conteggio delle tessere favore animale, andate ad aggiungere le tessere favore bonus Enkisi e favore bonus Iowa. Finito quest'ultimo conteggio, chi ha più punti è il vincitore. Eccoci di ritorno, abbiamo visto come si gioca e sì, vi siete fatti un'idea di quello che può essere effettivamente il gioco. Esatto. Dimmi tu, che cosa, cioè qual è la particolarità che ti colpisce? Che cos'è che esatto, questo gioco? Io vi ho portato questo gioco perché mi sono trovato a intavolarlo con la mia parentela, diciamo, e le sue regole molto semplici, molto intuitive, e questa grafica che effettivamente non è così difficile da distinguere, cioè nel senso il leone, vedi la mossa, vedi quello che devi fare. È molto molto intuitiva, secondo me rientra in quella tipologia di gioco che va consigliata per chi si vuole buttare nel mondo dei giochi da tavolo. L'entry level sicuramente non racchiude una meccanica così complessa, ma merita. Ah, io sì. Adesso però ti rivendo la domanda, so e che invece tu ci hai trovato dei difetti. Beh, più che difetti forse è la... Forse è proprio la semplicità che attende. Esatto, è proprio la tanta semplicità del gioco che non mi ha colpito appieno, però ha un lato positivo secondo me, che è la forte interazione, cioè le varie mosse vanno a per forza coincidere con le varie strategie dei vari giocatori, che di conseguenza portano a spostare i propri obiettivi sul tabellone, e quindi quello al tavolo crea un bel entusiasmo e anche una bella atmosfera. Esatto. Un'altra caratteristica che secondo me non è da poco, effettivamente i materiali, perché le tesserine, le tasselle, sembra il Mahjong, sembra, esatto, non so, sono comunque fatte con un buon materiale, sì, una buona, sì, plastica, sì. La plancia, vabbè, come tutte le varie plance ormai adesso ha la sua qualità. Esatto. Quindi a sfavore, perché come tu hai detto una cosa a sfavore, c'è, cioè che però queste tesserine purtroppo alzano anche il prezzo è un prezzo alto per la tipologia di gioco, mi rendo conto, però è comunque giustificato da queste tesserine. Esatto. Detto questo, ricordatevi, se vi è piaciuto il video fatecelo sapere, è importante per noi, ma anche un dislike, ricordatevi, a me piace. Sì, ce l'abbiamo. Esatto, ce l'abbiamo. Io credo che ci sia una persona che, come noi diciamo, anche un dislike, e lui mette il dislike. Esatto, no, ma ci sta su tutti i video. Quindi. Poi condividete il video se volete far vedere il video a qualche amico, volete consigliarglielo, volete far vedere per poi comprarlo. Commentate se avete dei dubbi, domande o quant'altro. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E se sei iscritto, attiva la campanellina. No, la campanellina. Rimanere aggiornato, altrimenti non rimarrai aggiornato. Non è che poi facciamo tutti i video, però. Esatto, ultimamente diciamo, però intanto proprio per questo, quando esce siete lì a vedere. Arrivederci dai Rolling Gamers e speriamo di vederci molto presto, e forse anche a settembre a Modena. Speriamo. Ciao! How far can we get if we sell a little